Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in Vita da Stefi, video dei prodotti finiti che in realtà io chiamerò video del progetto Smaltimento Prodotti 2022 Maratona, perché come sapete, se avete visto il video in cui lo spiegavo, io, il mio obiettivo è raggiungere 44 prodotti finiti. Sono messa bene, insomma, più o meno, ora vediamo. Allora, è una combinazione il fatto che praticamente nella mia lista del progetto Smaltimento Prodotti 2022 Maratona ci siano 10 prodotti finiti ad oggi. Ve li faccio vedere comunque anche per, come dire, separare un po' in gruppi questi prodotti, anche perché secondo me il video dei prodotti finiti può diventare noiosissimo quando uno mostra una marea di cose. Ah, ho finito questo, ho finito quello. Ecco. Vabbè, prometto anche di essere breve, ma su quello sapete che la bustina è bella piena, che sembrano più di 10. Ora vediamo se ho sbagliato qualche conteggio. Sembrano veramente più di 10, va bene. Ora vediamo un attimo se ci siamo. Allora, innanzitutto ho finito ben due deodoranti Dove, uno della profumazione Go Fresh e l'altro della profumazione Original. Sono proprio vuoti vuoti, ne ho altri, ne ho un altro in uso, ne ho altri di scorta. Finiti questi, io vorrei smettere di usare prodotti, ve l'ho già detto, in spray che devono andare per forza solo e soltanto nell'indifferenziato per cercare di ridurre un po' i rifiuti. Poi ho finito un doccia, shampoo, Bionsen, questo è il terzo che finisco, di questa profumazione che si chiama Mizu, purificante, amo, amo, adoro, tra l'altro mi sono lavata anche oggi perché, lo ammetto, lo confesso, ne ho comprato un altro, perché al Caldis in questo momento erano in offerta tutti i bagnoschiuma e i doccia shampoo, Bionsen a 89 centesimi, credo. Io ho fatto un po' di spese per dei prodotti di cura della persona che potevano anche servire per altri, perché insomma li ho portati a un centro di raccolta in questi giorni, però non ho resistito e me ne sono comprata uno anche per me, che adesso è in doccia e mi ci sono fatta shampoo e doccia stamattina. Mi piace troppo il profumo di questo coso. Mi ricorda un profumo, se lo conoscete, la profumazione di questo coso, mi dite, di questo coso viene benissimo, mi dite a che profumo, perché secondo me esisteva o un profumo di Biblos, qualcosa del genere, con questa profumazione. Io adoro, adoro, adoro. Purtroppo come shampoo non lo posso usare troppo di frequente perché mi fa venire la dermatite, quindi il prossimo shampoo mi ricorderò di farlo rigorosamente con lo shampoo solido che ho ancora in doccia, perché quello invece non mi causa problemi. Ho poi fatto soltanto, e qui bisogna fare un bel mea culpa, una maschera, ma sapete che c'ho un dubbio, anzi c'ho una certezza. No, allora ho dimenticato di conservare un prodotto, quindi non, cioè di conservare la bustina di un prodotto, quindi non sono 10 ma sono 11, dopo lo segno. Allora, questa è una maschera al Mung Bean, credo che sia una specie di vabbè, lasciamo stare. Con questo coso qui, questo fagiolo, cos'è? Va bene, questa è una maschera in tessuto di The Face Shop. Però mi è venuto in questo momento il ricordo, che probabilmente avrete anche voi, abbastanza inquietante anche come visione. Nel video in cui ho fatto la skincare routine con la maschera e tutto, io ho usato una maschera di Medihell. E non ho conservato qui il sacchettino, cioè la bustina, ma l'ho usata e quindi devo assolutamente scriverla nell'elenco all'undicesimo posto. E chissà se non mi sono dimenticata anche di qualche altra maschera così, non ne sono sicura. Vabbè, siamo a 11, la segno dopo perché così faccio la brava. Poi ho finito il gel
questo disinfettante mani che, se non erro, non ho segnato. Aspettate, io ri ricomincio un attimo. Ok, manteniamo la calma. È solo caduto il do doccia shampoo, non lo prendo perché non voglio. Ecco, allora. Ho segnato il doccia shampoo Bionsen, poi i deodoranti da Deo Original, Deo Go Fresh, li ho segnati entrambi. La maschera l'ho segnata. Ho dimenticato di segnare il gel igienizzante mani, quindi lo segnerò e siamo a 12. Ma come sono brava a tenere questo elenco? Cioè proprio va bene, ok. Rigiro il video, vi faccio ridere un po'. Sta cadendo tutto. Un casino assurdo. Sono anche le 10 di sera, per fortuna. Non c'è nessuno sotto di me. Ok, ricominciamo. Facciamo finta di mantenere un certo aplomb. Ma che aplomb? Ma che soldi? Vabbè. Uno dei video peggiori che abbia mai girato fino ad ora, posso sempre fare di peggio, non è mai certa la cosa, ok? Allora, forse sarebbe stato meglio procedere secondo la lista che avevo fatto qua. Quindi, il doccia shampoo, ok, ho finito. Andiamo al punto 2 della lista, così forse ci saltiamo fuori. Ho finito la crema notte della Sien, quella Cellular Beauty. Ottima, ottima, ottima questa linea di Sien con le scatoline esterne viola. Se la trovate, prendetela perché a me è piaciuta tantissimo. Come profumazione, io sono un po' difficilina con gli odori delle cremine. Come consistenza, allora, questa avevo anche la crema giorno che ho interrotto, quindi non l'ho finita, l'ho messa da parte per usare. Questo coso si riflette perché è specchiato. Aspettate che ho paura di appoggiarlo in un punto dove faccio cadere anche lui. Sto ferma. Sto ferma, immobile su questa posizione. Ok. Praticamente l'ho messa da parte perché volevo usare tutti i prodotti della stessa linea. Quindi sto usando giorno e notte di Balea. Che non è una cosa che posso, cioè, non avendo un DM nelle vicinanze di dove abito, praticamente quelle le posso usare insieme e basta. Questa, nel momento in cui la crema giorno mi avanza, posso anche prendere, se la trovo, la crema notte abbinata oppure un'altra. Sto facendo una roba così. Comunque, ho fatto questa cosa, ho finito solo la crema notte. Poi ho finito i due deodoranti che vi avevo detto. Ho fatto la maschera monouso, ma vi ripeto, ne ho fatta un'altra e non l'avevo segnata e l'ho buttata, quindi la vado a segnare nell'elenco. C'ho le prove, l'ho fatta nel video, è proprio per quello che non l'avrò scritta, perché pensando di aver fatto il video, eccetera, non mi è venuto in mente di segnarla. Poi ho finito a soddisfazione massima l'olio corpo della Sien. Questo è l'olio anticellulite, credo che sia, non so se, no, forse non è l'unico olio corpo che fanno. Mi piace tantissimo. Io adoro gli oli corpo. Quando e se finirò mai tutte le creme corpo che ho in bagno, anche solo smaltendole come creme mani, io voglio solo oli da mettere in doccia. Perché l'unica cosa che mi permette, anche oggi ho fatto la doccia con lo shampoo, ma non mi sono messa neanche un puntino di cremina così da nessuna parte che non sia il viso, praticamente. Con l'olio direttamente sotto la doccia io mi trovo molto meglio. Questo è un ottimo olio, non vi so dire gli effetti anticellulite perché io non lo usavo quotidianamente, lo usavo su tutto il corpo. Insomma, non l'unico, come dire, difetto di questo prodotto, che per carità, per ecologia sarebbe anche un pregio, è il fatto che sia in vetro il flaccone.
A me avere delle robe di vetro sotto la doccia fa sempre molta paura, perché ho paura che se mi cade di mano e si rompe in doccia ci si fa tanto male. Non è successo niente, ma avete capito che sono un filino maldestra anche solo guardando l'inizio di questo video, quindi probabilmente se dovessi trovare in futuro degli oli corpo che non hanno il pack in vetro, li preferirò, e se li trovo col pack in vetro potrei anche trasferirli in uno spray in plastica, che è qualcosa di quei prodotti che usavo come refill per i viaggi, o che dovrei avere, credo di sì. E abbiamo parlato anche dell'olio corpo, poi c'era l'altro. Ok, ho fatto il colore dei capelli. Questo della palette castano scuro Schwarzkopf, testa nera tradotto in tedesco, no, forse sì, quello. Ho notato, al di là del fatto che ho già i capelli bianchi perché crescono come pazzi questi capelli, praticamente ho avuto l'impressione, adesso non si nota, ma quando mi guardo per esempio in una situazione di piena luce del sole, si vede uno stacco un po' più chiaro. Probabilmente questo colore è più chiaro di quello che mi aveva fatto il parrucchiere prima di Natale. Per cui nei punti dove va a coprire i capelli bianchi e quindi è più visibile, si vede che è un pelino più chiaro, però più scuro di questo c'è il nero e io non voglio prendere il nero, quindi comunque vabbè, si vedrà questa barretta un po' più chiara alla luce del sole man mano che continuerò ad usare questi prodotti, che tra l'altro ce li ho di scorta, sia questo che quello che è proprio il kit solo ricrescita. Anzi, la prossima volta farò il kit ricrescita e poi farò una di queste che io comunque non uso su tutta la capigliatura, cioè non arrivo mai fino alle punte, però la stendo un po' di più su tutta la testa, insomma, non faccio solo la ricrescita come quell'altro prodotto. Poi magari incontrerò anche un altro parrucchiere, non è che proprio è vietato da qualche legge che io veda il parrucchiere una volta l'anno, ecco, si potrebbe anche fare una cosa, insomma, un po' più frequente. Ho finito, anche se qui lo vedete pieno, ma fidatevi sulla parola. Allora, questa è una confezione da 250 ml di gel per gli ultrasuoni che io spalmo sulla faccina per passare il New Face, che adesso non sto passando più praticamente tutti i giorni, ma sto cercando di mantenere una media di 3-4 volte a settimana, più 3 che 4, anzi dopo mi strucco e lo faccio. Ho finito questa confezione, ma questa confezione è ancora piena perché io ho comprato, Dio, se cade questo succede una strage, perché ho comprato la confezione da 1 litro su Amazon, che conveniva moltissimo, e quindi ho riempito di nuovo questo che era terminato da 250, perché quello sarebbe troppo scomodo da maneggiare ogni volta che devo fare New Face. Quindi questo è di nuovo pieno, ma in realtà uno lo avevo finito, quindi lo considero un prodotto finito, questa confezione. Poi ho finito il siero di Balea che io usavo al mattino insieme alla crema viso di Balea che adesso ho in uso. Come vi dicevo, ho voluto utilizzare, dopo aver finito questa crema notte, ho voluto utilizzare tutta la linea completa. Quindi ho preso la crema notte, ma ho preso anche la crema giorno e il siero. Il siero è finito, le due creme sono in uso e le sto usando con i sieri di The Ordinary che avevo comprato per il Black Friday, Cyber Monday, quel periodo di casini lì che uno compra le cose senza neanche ricordarsi perché e per come. Quel periodo là, ce l'avete presente? Ok. Poi ho finito, questa l'ho conservata più che altro perché mi interessa capire, avendolo scritto sul quadernino, quanti ne consumo. Ho finito una confezione di dischetti struccanti della Sien. Io ormai uso il dischetto usa e getta soltanto quando metto alla sera il tonico esfoliante, quello di Pixi, perché i tonici li metto con le mani e perché tutte le operazioni di struccaggio le faccio con i dischetti, quelli lavabili, con i quali mi trovo molto bene, ve ne avevo già parlato. Per cui praticamente ho finito anche questo. Quindi, ricapitolando, la busta è vuota, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, il pavimento è pieno di tutte le cose che sono cadute, che poi andrò a recuperare a fine video. Devo aggiungere all'elenco, al numero 11, questo gel igienizzante mani, e al numero 12 la maschera Mediel, quella nera che ho fatto durante il video.
Quindi al momento siamo praticamente a fine del primo trimestre, diciamo che siamo nel primo trimestre dell'anno e io ho finito 12 prodotti. Capirete che per i 44 c'è da lavorare ancora un po', però non fa niente. L'importante è avere, cioè, a me non interessa, come vi ho già spiegato, vincere qualcosa se raggiungo o meno la quota 44 prodotti. Anzi, non mi interessa neanche sprecare prodotti pur di farli vedere eliminati, non avrebbe alcun senso, me li compro io e quindi insomma, ecco, non ci sarebbe una logica. Voglio proprio capire, per esempio, quante creme viso. Quanti, non so, quanti prodotti corpo consumo in un anno, in maniera da evitare scorte che sono poi ridicole, perché magari al Black Friday dico, l'olio corpo ne prendo tre, se ne ho usato uno e mezzo in un anno, magari non ha senso farsi la scorta per anche per l'anno successivo, che poi escono altri prodotti e uno dice, ma che me ne faccio di queste scorte? Però vi faccio vedere una chicca, proprio una roba che io, cioè, sarà, ora sono capace che poi me lo dimentico, io lo so che posso anche riuscire a dimenticarmene. Praticamente ci sarà nei prossimi prodotti finiti un prodotto make-up. Perché? Perché io ormai non riesco più a prelevare il fondotinta della Maybelline dall'astuccio quando mi trucco, quindi l'ho messo praticamente a sgocciolare in questo pottino di Neve Cosmetics che avevo vuoto e dopo che sarà sceso tutte le goccine, dopo gli do un po', aspettate che non voglio fare stragi anche di questo, dopo gli do un po' di colpetti così faccio uscire tutto quello che c'è nella confezione, nel flacconcino. E ovviamente lo considererò prodotto finito quando avrò utilizzato tutto quello che c'è nel pottino, non quando, cioè, poi vedrete, voglio dire, il flacconcino vuoto tra i prodotti finiti, ma a me interessa che sia finito veramente del tutto. Il primo dei due fondotinta che devo usare, cioè gli unici che possiedo, voglio dire, ce l'ho su anche adesso, anche se mi sono un po' lucidata perché mi sono truccata un po' di ore fa perché pensavo di girare il video molto prima, poi sono andata a fare la spesa, ho avuto una serie di altre cose da fare, quindi mi sono ridotta a girare il video alla sera. Va bene, va bene. Allora, il video non è tanto lungo, io voglio chiuderlo adesso. Vi ringrazio per averlo visto. Ovviamente, commentate se avete riso molto quando sono precipitati tutti i prodotti dalla scrivania, perché sono contenta se vi ho fatto fare una risata, che sono periodi in cui c'è bisogno di ridere. Io credo di aver fatto le uniche risate della giornata quando mi sono resa conto della figuraccia che stavo facendo durante il video. Quindi va bene così, va bene anche la figuraccia durante il video. Grazie per aver visto questo video e ciao!